Ciao a tutti ragazzi, sono io Mirko della The Grado Family e continua la Nuzlocke su Pokémon Luna. Allora, io sto registrando questa parte esattamente dopo la scorsa, quindi non ho curato i Pokémon, ho allenato, ho fatto un cazzo. Ok, e non ho neanche comprato le Velox Ball giustamente, anche se dovevo comprare, vabbè, fa lo stesso ragazzi, è andato così. Mi andava di registrare così mi mettevo un po' avanti, visto che, boh, non lo so neanche io cosa volevo dire. Vabbè, comunque sfida la starecota del Diskunkel Salandit, spero non usi tossina. Ma nel dubbio lascio Draculata a sto punto, così col cazzo che mi usa tossina perché sono immune. E niente, fa già ridere così. Direi di usare un bel attacco d'ala perché è l'unico che farebbe effetto normale. Spero muoia. No, 3 PS gli sarà rimasto. Attacco speciale aumenta. Ah, va bene, tanto muori adesso. Dovrebbe salire al 40 Draculata a sto punto. Comunque, perché uso come primo Draculata? Perché è veloce e mi diverte. Perché se cose si finiscono molto prima, poi se trovi un Pokémon selvatico potrei sempre fuggire. Comunque non è salito al 40 e direi di andare avanti, insomma. Qua c'è un coso della... niente. Comunque ce l'avevano detto che c'era il Team Skull, però cazzo, c'è merda, è pieno. Allora, direi che lì c'è un coso di Tecca Zigale. Nella scorsa parte abbiamo preso un Zygarde forma 10%. Parte la sfida di Recluta Team Skull, molto bello comunque quello Zygarde. Manda in campo Rattata che sarà sicuramente da Alola. Era su una in una Pokéball strana, sembrava tipo la Safari Ball. Boh, magari c'è anche qua la zona Safari, anche lì la Nuzlocke vale. È il primo Pokémon della zona Safari, se c'è, ma non credo ci sia sinceramente. Comunque noi usiamo Sanguisuga che da questa generazione ha potenza 80. Io ricordo che era una mossa veramente di merda, che aveva tipo potenza 20, che imparava Zubat a livello 1. Invece adesso no, lo impara tipo, non so, non mi ricordo. Draculata è salita al 40, molto bene. Draculata vorrebbe imparare Nube. No, non mi interessa, mi dispiace. Non ha imparato Nube. Vengono condivisi i punti esperienza. La prossima scelta sarà Raticate, che farà la stessa fine di quel Rattata con un bel, sempre Sanguisuga, U-Boss. Anche questo qua era nella Safari Ball. Mi sembra sia una Safari Ball, poi non vorrei dir minchiate. Anche se poi va sempre a finire che dico delle gran stronzate nei video, ma vabbè. Non è morto. Boh. Va bene. In realtà no, ma vabbè. Ancora Sanguisuga. Comunque mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete like. Se vi piacciono i contenuti che portiamo. Che stiamo preparando lo speciale 50 iscritti e è il top. Cioè, sono tipo le parti migliori, tipo i funny moments di tutta la Degrado Family. Boh, sono molto divertenti. Insomma, io mi sto divertendo a montare il video. Anche se, boh, non è che sono un montatore chissà quanto abile. Allora, vediamo qua l'entrata. Che c'è, vuoi entrare? No, 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 grazie. Quello è un cerchio Z, ma lo tu stai facendo il giro delle isole. Sei venuto a prenderci in giro perché non ci siamo ritirati a metà strada. Siete che discussi Lash? Niente, sfidiamoli. Cos'è, tipo una battaglia in doppio 2 contro 1? No, perché è una partita trisbombola, come la chiamo io. E quindi devo partire con 50 punti di vantaggio. Sì, è un... No, oppure è un doppio, semplicemente un doppio, probabile. Cioè, io tiro due Pokémon. Non so quale sia il secondo. Adesso come adesso, spero... Non lo so. Niente, Snorlax. Vabbè. Vabbè, l'unica cosa da fare in questi casi è Sanguisuga. No, non è vero, perché dopo. No, no, no. Cazzate. Dico cazzate. Attacco d'ala su Haunter e corpo scontro su Drowsy perché non posso far danno a Haunter. Draculato su attacco d'ala. Haunter vai a fare la ninna, invece no. Ok, Drowsy invece la va a fare la ninna. Esatto. Quel tapiro bastardo. Dato i punti di esperienza vengono condivisi. Ok. Draculata direi di nuovo attacco d'ala su Haunter. Ciccio direi corpo... Cioè non ha senso, però vabbè, perché tanto morirà. Quindi direi di buttare su Rainbow solo per dargli più punti di esperienza del normale, diciamo. Tanto se non usa sbigo attacco non mi attacca in tempo. Fallisce, l'aveva usato su Grime, cioè su Snorlax. Beh, qui ho fatto bene alla fine, dai. Involontariamente.
di spensiero non condivisi. Mrs. Maggi è salita al 39. Vorrebbe imparare. Oh, destino obbligato forte, però non gliela faccio imparare perché comunque è una Nuzlocke, quindi non posso prevedere nei miei piani che mi muoia al Pokémon, cazzo, perché sennò è proprio da figli di puttana. Insomma, non sopporti tipi forti come te, attento. Allora, mi sa che adesso ci dobbiamo addentrare nella tana del nemico. Ragazzino, cos'è? Chi è? Ah, pensavo fosse Guzman, invece è un vecchio. Dove sei pronto a tutto, lo capisci? Devo cominciare col tip scuro oppure unirti allora. Hai riflettuto bene? Sei pronto? Sì. Anch'io in fondo ai miei, passa pure. Vinca il migliore, non preoccuparti se soccombi. Ma che cazzo, se soccombi verrà a raccoglierti qua a toccatina, perché. Porca puttana. Cosa c'è? Una città dentro? Oddio. Perché c'è un. Ma cos'è sto posto? Qua c'è la prova del Team School, cos'è? Dai. C'è la barriera, qui siamo al sicuro. Chi ha voglia di lottare, giusto, da qui non si passa. E tu vattene, sembra che sei un figurati se hai coraggio di passare. Dici che non ho la buccia? Io ho la buccia. Ah, ok, non posso passare, buono. E quindi cosa devo fare? Ah, passo da qua. Ehi. Ok, si è entrati comunque. Boh, va bene, ok, ciao. Cosa che ti ha dato il permesso, te ne pentirai. Ok, sfidiamo lui, che vuole prendere le scoppole. Direi che vuole prendere le scoppole, sto coglione. Parte sfida di recluta Team School. Con Spinarak, mi dispiace, ma hai perso in partenza. Perché io ho attacco d'ala. Mi dispiace veramente, ma morirai in modi brutti. Quindi qua un bel attacco d'ala, one shot table. Oh, ciao ciao Spinarak. Non diventerai mai una Ariados, mi dispiace. Punti esperienza vengono condivisi, hai sconfitto recluta. Ok. Bene, una è andata. Adesso mi sfiderà anche l'altro, probabilmente. Spero di no, sempre. Fatto troppo affidamento, ti vendicherò con lo sapevo. Ci avevo scommesso, ci avevo scommesso. La barriera del Team School. Va bene, ok. Parte la sfida di un'altra recluta. Mi sa che qua si sfida un pezzo grosso, però. Grimer di Alola, giustamente. Non saprei che mossa usare, quindi direi di cambiare Pokémon. Mi sembra la cosa migliore. Perché non ho mosse super efficaci. Quindi cambio Pokémon, metto su Doland. Così gli caccio un bello psichico e va a fare la ninna. Tanto non ha mosse che, a cui io sono debole, quindi a posto. Perché non è psico. Ciao ciao. Però mi ha diminuito la difesa, questo è veramente da bastardi. Ah no, perché nessun effetto? Perché quel figlio di puttana è buio, vero? E non lo sapevo. Ok, lo accetto, lo accetto. Userò la mossa Z. Idrovortice. Ho accettato il fatto di aver sbagliato tutto. E che il tipo era buio, non lo sapevo. Anche se io sono un Grimer da LOL, non lo sapevo, ok? Ok. Cazzo. Pensavo fosse buio. Cos'è? È veleno buio, quindi. E non lo sapevo. Ok. Dovrò ricordarmelo se non voglio far cazzate con il mio Grimer. Punti esperienza vengono condivisi, ciccio salito al 39, molto bene. Hai sconfitto il recluta del Team School. Comprati un gelato, con questi spiccioli comprati un gelato, va bene. Boh, ok. Non interferire, non infierire per favore. Ah, beh, grazie, ok. Allora, qua c'è un centro Pokémon, boh. Attento a dove vai, sei in cerca di guai. Ma vigilare il nostro motto di gente se ne vede, niente lotta, guarda come sono ridotto. Nessuno ti ha detto di venire, comunque Pischello è un affare che rifiutare non puoi. Sei in un centro Pokémon. Ah, per 10. Figlio di puttana. Ok, teppista. Che magnificenza e la mia riconoscenza. Oh my god! Rime migliori comunque della Dark Polo. No, sì, no, vorrei dire no, sto scherzando, ma. Non sto scherzando purtroppo.
Comunque, curatemi Pokémon, boh, va bene. Possiamo andare avanti, qua c'è un coso per andare avanti. Però lì mi aspettano due. Ecco, bella lotta in doppio, eh. Sarò all'altezza di questa tipa qui, sarò all'altezza di quella tipa là. Ok. Sfidiamo le reclute del Team Skull. Tanto non capisco se si sta scaricando la batteria della fotocamera o la memoria, perché l'icona non si capisce. Credo sia la batteria comunque, però non ne sono sicurissimo. Quindi nel dubbio non faccio un cazzo. Allora direi di usare sanguisuga su massimo la resistenza, si interromperà in modo brusco. E poi direi di usare un bel corpo scontro su Golbat. Quindi non lo so cosa fare. Ok, comete mi ha usato. Va bene. Intanto quel Raticate là non è morto, quel bastardo. Questo sgranocchio si è sentito però. Corpo scontro. Non muore, però l'ho paralizzato. Molto importante questo. E direi di. Intanto lagga di brutto il DS, sta tipo esplodendo. Direi di rifare la stessa mossa. E non capisco se è scarico. No, non capisco. Vabbè, nel dubbio io continuo. Vaffanculo. Da quell'altra riceve punti esperienza. Ciccio pure. Punti esperienza vengono condivisi. Ciccio usa corpo scontro. E ciao ciao Golbat. Rainbow è salito al 37. Vorrebbe imparare a stridio? No. Comunque si sta per evolvere. E tutto questo mi piace. Recluta recluta da Team School non sarà alla sua altezza, vero? Ok. Vabbè ragazzi, faccio un attimo un'interruzione e ci vediamo adesso, praticamente, che per me in realtà è un po' di tempo, ma per voi no. Ok ragazzi, rieccomi, era la batteria, non la memoria. E intanto trovo caramella rara. E niente, non era questa la direzione da prendere. Ok, lo accetto, lo accetto. L'importante è accettare i problemi e poi risolverli. Quindi credo devo dover andare di qua per forza. Ok, c'è un allenatore sulla macchina. No, vi giuro, non l'avevo visto. Vi giuro che non l'avevo visto. Allora, sfidiamo quest'altra recluta del Team Skull, o recluto, no, si dice comunque recluto, ok, va bene. Foma, no, basta che non abbiano Lunartis della fine. Fomantis, per me è il Pokémon dopo Lunantis, ed è finita la Nuzlocke di nuovo. Allora, veleno croce, attacco dal veleno croce perché è più figo. E va giù, brutto colpo anche. Vorrei far notare che intanto Draculatto al 41, molto bene. Draculatto credo sia il Pokémon a livello più alto che ho. Sa no, ok, un Salandit. Per fortuna. Butiandoland. Ok, Salandit. Allora, direi di usare un bel psichico. E ciao ciao Salandit. Ok, Salandit va giù, credo che Doland salga, non è vero. E ho sconfitto la recluta del team Skull, molto bene. Ok, possiamo andare avanti. Stavolta voglio. Allora, devo andare di qua. Qua lì non mi ha visto. Ok, arrivati al palazzo principale, probabilmente ci sarà un boss qua. Villa Losca, posso catturare un nuovo Pokémon, ma non credo che ci siano. Allora, di qua si può andare solo di qua. Qua c'è. Vai via. Ok. Intanto fanno. Gesticolano. Mi fai passare. Eh sì, ma che cazzo ne so.
Mossa preferita di Guzman. Congiuro. Pokémon preferito. Golisipod, perché ce l'aveva. Bevanda. Eh sì, questa qua che cazzo ne so. Teroseraid. Sì? No. No. Me lo diranno loro. Da. Merda, che palle. Di sicuro Golisepod per onda va bene. Per forza, cazzo, cioè. Wimpod. Cos'è un. Cos'è quella roba? Sarà la pre di Golisepod. Per forza. Perché il nome ci somiglia. Direi di usare attacco d'ala, visto che è coleottero. Cioè, se questo qua mi dice che il suo Pokémon preferito è Golisepod, non già lo sapevo già comunque. Prossima scelta sarà Drowsy. No, continua a lottare. Uso sanguisughe e mi ripristino i PS. Premonizione. Sì. Non importa se lo sai. Ti ammazzo lo stesso. Ciao, vai a fare la ninna. Intanto la vita diventa full. Troccolata riceve punti di esperienza. Punti di esperienza vengono condivisi. Sconfitto recluta. Un attacco apre tutte le parole d'ordine. Non ho capito, scusa. Ma va, che palle, mi tocca cercarli veramente. Mia canottiera school. Mia canottiera profumo di fresco. Vedete tutti, vatte la pesca. Posso andarmene? No, ma perché stai lì? Ma che palle, altre lotte. Basta, per favore, buona. È un 1 contro 1 due volte o è un 1 contro 1 e basta? Oppure è un 2 contro 1? No, è un 1 contro 1, sicuro due volte, sicuro. Rattata, Ale, un altro Rattata da Lola. Quando ti distruggo, cioè non è che. Sanguisuga. Non ammazzo Raticate con Sanguisuga, ma Rattata sì. Quindi fatene una ragione, cazzo. Qui vai a fare la ninna. I punti di esperienza vengono condivisi. Sconfitto recluta, ok? Dimmi che non devo sfidare anche l'altra, per favore. Posso andarmene col cazzo? Devo sfidare. Lo sapevo che erano uno contro uno due volte. Lo sapevo. Cioè, è scommesso. Prevedibile. Ok, parte la sfida di Recruit Team School. Raticate. Raticate da allora non lo butto giù con un colpo. Ma non mi interessa, sinceramente. Li uso comunque sanguisuga. Ah, forse lo butto giù invece. Comunque i PP di sanguisuga sono a 5 dopo questa mossa, quindi. No, è sempre così, rimane incredibile. Poi mi sono sempre sgranocchi, cioè boh, déjà vu della Madonna. Vabbè, direi di usare attacco d'ala per non sprecare i PP. Tanto non avrei recuperato tanta vita. Ok, Raticate è giù. Punti esperienza con Diz, Doran è salito al 40, molto bene. Hai sconfitto Recruit, ok, mi dite una parola d'ordine per favore. No, eh. Non ci posso credere, tutta colpa della canottiera. Figli di puttana, non è servita un cazzo questa stanza. Proviamo in questa. C'è uno strumento. Ok, vediamo questo qua. Il mio hobby è fare affari con gli altri, è di cattivo gusto? Non ho giudicato nessuno. Questa villa del Team School mi sta già sul cazzo comunque. Parte la sfida di recluta Team School. Fomantis. Ok, non ha Lunantis, quindi va bene. Allora, direi di usare Veleno Croce. Ormai è la mia nemesi Lunantis.
Vengo triggerato di brutto quando mi buttano Lunantis o anche Fomantis. Vengo triggerato di brutto. Vito Recluta Team School, lottare con i Pokémon è il mio hobby preferito. Dammi una parola, ti prego. No, cos'è questo? Tutto questo per questo? Del ferro. Ma perché? Ah no, vabbè. Lo sapevo che era Golisopod. Lo sapevo. L'unica parola che sapevo di quella lì. È l'unica che ho trovato. Questo è il K. Un MT. Fango bomba, buono questo, una bella mossa veleno interessante da insegnare a Grimer. Qua non ci sono parole d'ordine, no. No, aspetta, fango bomba è una mossa speciale però. No, fisica, non mi ricordo. Credo sia speciale però, non so perché c'ho. Credo anche che sia fisico. Ok, ho sfidato sto qua, si è girato a caso. Sono una recluta imbranata, va bene, ok. Ok, recluta Team School a tre Pokémon, non finirà più sta battaglia. Vabbè, fanno merda, c'ha Zubat. L'hai usato a Kodala contro Zubat. Sperando che muoia, che non ci metta troppo, dai, c'è una difesa pessima. Ok, è andato giù molto bene. C'è punti esperienza con Digi, poi ogni 7 al 39. Sarà Gastly, cambio Pokémon, metto su Dolan. Aggiungo un bello psichico. Willy Wonka c'è. C'è Willy Wonka. In campo Gastly. C'era una battuta bruttissima su Gastly, un po' razzista. Non è ancora evoluto. È nero. E sa usare. E se usare furto non è un africano. Beh, è orribile, lo so, però. È il black humor che ogni tanto fa sempre ridere, insomma. Anzi, sempre fa ridere. Salandit, che è maschio per quello che non si è evoluto. E un po' di cose le so, però. La maggior parte no. Ok. E giù qua Doland. Guadagno i punti di esperienza che sono pochissimi. Non vedo. Voglio che quel Grimer da sua salga di quel fottuto livello, bastardo. Ok, qua non c'è niente però. C'è niente. Quale cazzo è servito sfida? Non lo so. No, no, lì c'è una. Dai, dammi due parole. No, mi ha visto, cazzo. Sfidiamo anche sta recluta, ma è troppe reclute, ci metto una vita, veramente. Parte la sfida di recluta del Team School Haunter. Niente. Conviene cambiare Pokémon. Pokémon metto su Doland sempre. Per un bello psichico. No, però stordiraggio è infame. Boh, spero attacchi, dai. Dai, Donald, ti prego, non fare il furfante. Ha fatto il furfante. Palla ombra fa male. Sapevo. Dai, Donald, ti prego, sennò sei morto. Ok, bravo, Donald. Ok, ciao ciao Willy Wonka. Lo chiamerò sempre Willy Wonka adesso. Ok, ho vinto un po' di punti. Di piripi. Ok, direi di andare avanti. Qua non c'è niente. Dai, mi serve un foglietto, mi manca. Cioè, oh, eccone uno. Cioccoschitti. Ok, che era tipo la bevanda. Allora era quindi Cioccoschitti, Golisopod, poi vabbè le altre sparo a cazzo, il primo lo sparo a cazzo, fanculo. Tanto le probabilità sono, cioè le combinazioni sono basse. Cioè sono tre. Quindi sono pronto.
una di ste tre facciamo congiura. Questo lo so. Ciò con scritti. Sì. Vecchio, io ci provo e non me ne frega un cazzo. Facciamo iperraggio. Golisopod. Ciò con scritti. Guarda, io se questo gioco è scriptato, lo so, lo so. Picchiaduro. Golisopod. Ciò con scritti. Se non mi fa entrare adesso vuol dire che è scriptato. Ma... niente. È scriptato il gioco. Ho indovinato, ma non va, è rotto, è rotto. Kid, di qua dove si va? Po. Petragelo. Bene, ok. Credo. Mi sono rotto il cazzo. Mi sono rotto le palle proprio. Tipo, con chi sta dormendo? Ok, va bene. Questa qua è l'ultima stanza che manca. Ecco, adesso mi devi far entrare. Adesso mi devi far entrare per forza. Che okay, hai rotto il cazzo. Picchiaduro, Golisopod, Ciocco Schitti. Mi fa entrare per forza, per forza, per forza. Mai toppato sul più bello. Ah, devo dire di no, forse. Ma porca di quella troia. Oh, vedi, ma che figlio di troia. Ma vaffanculo. E adesso? Ma cosa cazzo serve? Ah, ok, ce l'ho di qua. Fune di fuga a caso. Ok, mi sa che qua. Allora, aspettate un attimo. Prima di andare avanti, curo un attimo la mia squadra perché non voglio che sul più bello muoio. Quindi super pozione su Doland. Poi una super pozione su Draculato, che è a posto. Ok, si va. Sfidiamo Guzman. Sono il tuo incubo peggiore, il più spietato. Trema davanti al grande Guzman. Guarda chi si vede, non credo saresti venuto. Non sto cercando te, dov'è Yongus? Dov'è Yongus? Questo Yongus. Sì, io credo sia quello. Che in realtà è Trump, non è Yongus. Sai cosa faccio quando muoio? Mi stacco dallo briciolo. Ok, preparati. Va bene, ti sfidiamo di nuovo. Non c'è nessunissimo problema, ti abbiamo già battuto. Non voglio gufarla. E quindi andiamo, partiamo. Cavo Team School. Golisopod. Era anche una parola d'ordine e sul più bello ha risposto no. Ok, allora, direi di passare ad un bell'attacco d'ala. Ok, con Kilama. Ok, dovrei sopravvivere in teoria ad un altro con Kilama. Quindi, boh, speriamo. Attacco d'ala e forse lo uccido. No. Passo indietro, vero, che c'è quell'abilità. Ariados. Ah, qui non c'è problema. Attacco d'ala. Sbigo attacco. Ah, a sto punto dovrebbe morire Ariados invece col cazzo. Vabbè, a sto punto io lo curo con un'iper pozione, che tanto ne ho comprato un bel po' per la Nuzlocke, appunto. Iper pozione, lui avrà usato Sbigattacco, quindi ora avrà fallito, esatto. Lotta, vabbè, ho vinto.
Attacco d'ala più attacco d'ala, si vince. Ciao, bye bye Ariados. Punti di esperienza sono condivisi, la prossima scelta sarà Golisse, Pod continua a lottare. Dopo che l'ho battuto finisce la parte, che sta già durando un bel po'. Ok, bye bye Golisopod, bye bye Guzman. Tanto Draculata sarà al 42, sì, Draculata ormai è il Pokémon a livello più alto. Ciccio è salito al 40. Mrs. Maggie è salito al 40, dimmi che anche Grimer è salito. Niente, Rainbow no, Rainbow no, Rainbow no, lo odiano, lo odiano. Ok. Che diamine combini? Dai quel Pokémon a quel moccioso. Ciao. Perché quella roba la brilla? Voglio andare dove brilla. Prima o poi ti sbriciolerò. Sì, va bene, ok. Siamo tutti forti, va bene. Ok, ragazzi, questa parte finisce qua. Ci vediamo al prossimo video. Ricordatevi di iscrivervi al canale, mettere un bel like. E ciao a tutti.